questa proposta i tecnici di LTF, noi abbiamo detto come osservatorio che quella soluzione non andava bene. Perché, faccia finire, non andava bene che portare i materiali a Prato Giò era sbagliato e che era sbagliato fare la teleferica. Si è lavorato 2 mesi e mezzo per questo ed è stata cancellata quella proposta lì. Ma cosa fate? Volate sulla valle? Volate? Ma il materiale, siccome l'altro giorno sono venuti a Piemonte i tecnici. E pendolare cosa fanno poi? I pendolari cosa fanno poi? Quando sono venuti i tecnici l'altro giorno in comune, gli hanno chiesto, no? Siccome hanno detto che il materiale lo avrebbero portato via tutto da Chiomonte. No, il materiale di Chiomonte rimane in loco, non c'è trasporto. Allora, o mente lei o mente il sindaco. Non si può lasciare in loco. No, o mente lei o mente il sindaco, allora. Perché il sindaco ha detto che lo portate tutto via, che gliel'avete garantito, che vi hanno garantito, Matteo le ha garantito, scusi, che lo portate tutto via. Allora. Io voglio sapere chi mente, come cittadino sapere se il mio sindaco mente o se lei mente. Ma che domande che fanno venire in due. Allora, è scritto, è scritto, sono 250.000 metri cubi di materiale che vengono depositati in loco, va bene? Allora il mio sindaco mente. Ma no, no. Sì, o uno dei due, perché uno dice che portano tutto via, l'altro dice che lasciano tutto lì. Io voglio sapere chi dei due mente. Allora, io ha sentito che cosa le ho detto? Sì. Bene, sono qui davanti a gente. Bene, io queste cose qui ci metto la faccia, va bene? Io ci metto la mia. Perché ce l'ha come il culo, per quello ci mette la faccia. Se no non verrebbe a prenderci in giro con queste robe. La valle ha bisogno di altro, abbiamo bisogno di lavoro onesto e non sfruttato. Non abbiamo bisogno che la valle venga devastata in questo modo. Questa opera serve solo a chi la costruisce, a chi cementifica e a chi la progetta. Perché agli abitanti della Val di Susa ci servono lavoro, servizi, scuole. Volete usare dei soldi per la valle? È pieno di posti in cui potete usarla. Ci sono, appena comincia a piovere qui è sempre un casino. Perché non facciamo lavori di contenimento di questi danni? A priori, prima che ci siano i danni. Allora. Questo è il lavoro giusto, è il lavoro sano. Poi non li possono riparare. Non può rivolgere a me. Ma come non posso rivolgere a lei? Ma lei chi è? Ma scusi, lei è il presidente dell'osservatorio, è il proponitore dell'opera. No, non sono il proponitore. Ah, non è il proponitore dell'opera. E chi è lei? Lo strumento con cui il governo porta l'opera in Val di Susa? Ma da qua non passate. Allora, signora, lei non mi sta chiedendo nulla, lei mi sta facendo delle affermazioni. Io le sto dicendo, Dopo la manifestazione avete inventato il trasporto tramite ferrovia. No. Prima ogni manifestazione è cambiato il progetto. Mai? Non potevate pensarci prima? Come avviene? Dov'è la base logistica per tutto questo dispiegamento di binari? Perché sarà una quantità notevole. Allora, entro il 30 di giugno doveva essere formalmente presentato il progetto preliminare per la parte internazionale per vincoli europei. Ma non è vero, l'Unione Europea la nega, mi dispiace. Se dice palle. Lei lasciamo perdere. Ah, lei cosa? Aspettiamo lì, conti pure palle. Va bene. È lei che dice che provoca, eh? No. Lei ha detto, non accetti provocazioni. Però perché sennò viene disturbato e lei non può rispondere a me, sei provocatore. Allora, siccome entro il 30 di giugno doveva essere presentato il progetto preliminare, è stato redatto da LTF e anche da RFI, anche se non l'ha ancora presentato, per una ragione formale, che poi se vuole io dico. Nella presentazione del progetto noi abbiamo come osservatorio affrontato tutte le questioni relative e abbiamo discusso, e io mi assumo le responsabilità per quello che riguarda il tracciato, le soluzioni, passa sopra, passa sotto, come è fatto, eccetera. Per quello che riguarda le cantierizzazioni, quelle presentate da LTF, quelle presentate da RFI, quando le hanno presentate di fronte a tutti, noi abbiamo detto questa parte qua non ci convince e noi non la avvaliamo, va bene? Ci riserviamo di affrontarla non appena siamo in grado di, tant'è vero che subito dopo il 30 di giugno
abbiamo cominciato in osservatorio ad affrontare questa questione. L'abbiamo fatto con l'apporto che è venuto dai tecnici dei comuni che collaborano con l'osservatorio. Che non sono quelli interessati all'opera, con quelli sta parlando. Susa non è interessata. Ma Susa è solo una, è una. Questa valle non ha soltanto uno o due comuni, la Val di Susa. Non è che ne ha uno o due. Andiamo però al concreto, perché ci saranno altri amici che vorranno fare delle domande. Abbiamo lavorato due mesi. Per indicare ad LTF e ad RFI delle soluzioni alternative. Abbiamo detto la teleferica non va bene, non va bene. L'addensamento, il punto di raccolta a Prato lo sappiamo perché non va bene. Dica cosa va bene, cos'è che va bene? Allora, noi abbiamo di spendere i soldi invece facciamo, di usare nell'università e nella sanità. Cioè, cosa vuole fare? Venga a fare il comizio. Utilizziamo il treno con un sistema che escluda l'utilizzo dei camion, ma ad alta velocità o alta capacità? Aspetta, treno. Il treno normale che c'è. Ah, quelli che ci piacciono a noi. I pendolari dove li mettiamo? I pendolari dove vanno? A piedi i pendolari. Sul BMW a lavorare. In modo che ci sono l'ultimo miglio, il primo miglio è fatto con un autotrasportatore chiuso. Come il video lì, come si sta facendo al Brennero? Andate a vedere. Ma cosa fa? Cosa fa? Disbosca tutta la valle per far passare i nastri. Sta facendo al Gottardo. Va bene? Perché a Modane i nastri trasportatori sono stati tolti immediatamente dopo che li hanno fatti? L'ultimo miglio, il primo miglio viene fatto col nastro trasportatore chiuso, il miglio verde lo che facciamo li porta, poi volta. Che li porta al, direttamente sul treno. Va bene? Avveniristico. No, non è avveniristico, è pratico. E dov'è, il punto esatto dove i punti esatto, ma non lo sanno, non c'è nemmeno l'autostrada sul preliminare, si sono dimenticati l'autostrada, 25 miliardi, 30 metri dal posto punto individuato, a 30 metri e 5 metri dalla statale sapere dove diretterete. Avremo, ma dove? Le posso dove dare un consiglio? Aspetta, solo, no, io vorrei solo sapere. Poi, allora, sono stati individuati per quello che per i vari cantieri, ci sono le specifiche soluzioni che sono state proposte. Per quello che riguarda Susa ci sono tre ipotesi, sempre utilizzando la linea Susa-Bussoleno, utilizzata di notte. Si tratta di mettere due binari per 400 metri di affiancamento. Ah, tanto per lei è un giochino sul plastico, vero? Due binari per lei sono un giochino che si appone sul plastico. Bambini della zia, non sono terre, che vengono calpestate. Sono quello, no, quello che si fa in Svizzera, in Austria, in Italia. E qua non si fa, Se vuoi ti presto mio figlio che con il Lego te lo fai in 10 minuti. Questa cosa qua si può tranquillamente vedere. Abbiamo formato dei gruppi di lavoro per approfondire queste singole soluzioni, perché vanno studiate in dettaglio. 50 metri più in qua, 100 metri più in qua. Una casa in più, una casa in meno. Un pezzo di terreno agricolo in più, un pezzo di terreno agricolo in meno. Fammi dire una cosa, siccome qui in Italia abbiamo un sacco di treni, voi li portate tra un altro frutto, li caricate di smarino, no? E poi li lasciate giù a Bassano, là è grande, vuoto, inutilità, non li mettete a Torre, perché non c'è nessun posto. Abbiamo la ferrovia vuota, fate funzionare quella. Ma non li mettete i treni lì sopra. Noi abbiamo già vissuto il dramma dell'autostrada. Questo deserto qui era un posto dove si viveva, che lui conosce, dove c'erano case, che lei conosce, visto che è stato anche amministratore, comunque delegato dell'autostrada, della città, l'autostrada gratis, dove c'erano frutteti, dove c'erano occasioni di lavoro. Guardi il deserto che esiste. Allora questo poi perché serve a chi costruisce, serve ad un modello di vita che è quello che va contro il futuro di tutti noi. Volete continuare, volete aumentare. Perché distruggere fa soldi per qualcuno, ma fa malattie e fa morte per tutti gli altri. Allora noi è per responsabilità, è per il futuro dei nostri figli, è per il futuro di tutte le generazioni che hanno diritto a vivere. Ci vergogniamo.
Noi qui siamo a combattere per la nuda esistenza. Voi questi discorsi, lo so che non li capite, ma guardate che desolazione, ma vedete? Allora noi non vogliamo che continuate a desertificare la nostra vita. E quindi chi con rabbia e disperazione difende se stesso e gli altri è invincibile. Con quindi determinazione, Mario, con determinazione. In valle non passerete. Per fare progetti con i soldi nostri. Ma tanto lui basta prendere il mensile. Non passerete. Vi aspettiamo qui. La busta che dentro nelle saccucine, la papita da 1300 euro al mese. E lasciarci vivere. E con noi. Sì, ma lo vogliono costruire a 1400. 100 euro al millimetro. Che hanno diritto di vivere la loro esistenza, che hanno diritto di essere curate, hanno diritto di mandare a scuola i loro figli, e invece voi i soldi li usate per distruggere, perché siete legati ad un presente senza anima e senza cervello. Questo proprio glielo dico senza voler far polemiche, però questo è il segno di che cosa, ed è una parte, perché il disastro che l'autostrada ha fatto. Non disoccupate e pensionati siamo qui, Virano. Avete fatto quella cattedrale nel deserto che si chiama Annibale 2000, c'era una casa con due anziani che non volevano cedere la loro casa e il loro terreno. Gli sono cresciuti intorno le montagne di Smarino, che dovevano essere portate chissà dove. Ma cosa vuoi che sia Smarino? Perché noi avevano pure fatto un falso storico che io continuo a tenere, e cioè un montaggio di come sarebbe stata bella la valle con l'autostrada. Io c'ero. Allora, basta soltanto confrontare il disastro. I disastri mai messi a posto. Questa signora è stata poi ammazzata da un camion. Perché loro, con testardaggine, erano legati alla loro vita. Capito? Ma c'è il cimitero? Ma cosa sono i morti in confronto?